Ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto in vista di alcuni corsi di nail art, sia che ho già seguito, ma sia che dovrò seguire in futuro. Allora, intanto vi faccio vedere una cosa che avevo comprato tanto tempo fa, che sono queste tip qua che servono come per esporre appunto i colori. Verranno poi messi all'interno di un anello. Questi li avevo comprati su AliExpress, ma ormai non compro più nulla da quel sito, e li ho trovate anche su Amazon, se non sbaglio 100, quindi 50 più 50, a circa 9 euro, quindi è un po' più caro ovviamente, però sono buone, sono ottime. E poi in vista di un futuro lavoro in salone o da qualsiasi altra parte, diciamo che torna molto utile per mostrare alle clienti i colori che si hanno a disposizione. Invece adesso vi faccio vedere tutti questi fatti proprio su Amazon, perché ho già seguito dei corsi online di nail art, oltre che mi sono anche esercitata per conto mio come questo decoro in acquerello. E quindi, per esercitarmi, allora mi sono procurata queste tip. Sono due confezioni, quindi due ordini separati da 240 pezzi l'uno. Questi qua, che hanno questa forma, costavano 10 euro, mentre questi qua con base bianca costavano 11. Allora, io ne ho staccati solo alcuni pezzi, così ve li faccio vedere. Più che altro proprio perché intanto li stacco nel momento che li vado a utilizzare. Come potete vedere, la differenza sta nella colorazione, che uno è proprio bianco bianco e l'altro è lattiginoso, e anche nella forma. Voi magari vi chiederete, per chi non se ne intenda, e come fai a dipingerci sopra? Semplicemente si acquistano le basi. Io ho acquistato queste semplicissime, un doppio set, anche questo preso su Amazon, a 7 euro, quindi tutto a 7 euro. Praticamente, adesso ve lo apro, sono delle basi con calamita. Qua sotto vedete i pezzi di Patafix, perché utilizzando questa a poco più di 3,30 euro, all'incirca questa era la cifra spesa che l'ho trovata nei negozi, si va a applicare un pezzettino su questa parte qua della nostra base. Questa è calamita, quindi tac, vedete, sì, si attacca. E voi, tenendo in mano il pezzettino con la tip incollata sopra grazie alla Patafix, potete andare a fare tutti i decori che vi piacciono. Quindi questo era uno di quei set che costava meno. Poi c'erano set con il cristallino, però erano molto molto cari. Invece io mi trovo molto bene con questi, sono perfetti. E vi lascio ovviamente tutti i link delle varie cose nell'info box, tranne di questo e del Patafix ovviamente, perché questo non l'ho comprato su Amazon e ormai, non seguendo più AliExpress, non so più dove l'avevo preso. E questo l'ho comprato in negozio, c'è anche su Amazon, ma l'ho visto addirittura a 9 euro. Aiuto, non so come abbiano fatto. Vabbè, infine, questa è tutta la parte per la base per fare le nail art, perché poi ho anche acquistato un sacco di pennelli, ma dei pennelli vi parlerò poi in un altro video. Così cerco di fare tutti i video brevi, 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 mirati alle cose, senza fare un video troppo lungo. Dicevo, questa è la parte dedicata appunto alle nail art, ma ho fatto che acquistare anche questo set da se non sbaglio 200, così, che sono praticamente quegli anellini con l'unghia che si vanno a mettere sopra i botticini dello smalto, quelli che vedete praticamente che io utilizzo quando vi mostro la stesura dei colori o quando nei video vi faccio vedere direttamente come erano i colori che ho acquistato. Perché sono molto utili. Certo, l'anellino non è grande, quindi in alcune situazioni non entra, soprattutto nei botticini quadrati, in altre è troppo grande. Però sono ottimi. La cifra, se non sbaglio, non mi ricordo se era 9 euro
Anche questa, che però divisa per 4 ci stava, sì, forse era sui 9 euro, e però vi lascio il link così lo vedete, poi sapete che Amazon cambia i prezzi pian piano. E niente, queste sono tutte le cose base appunto che ho preso. Poi ovviamente per fare nail art e quant'altro ci vogliono anche i pennelli. Io per ora faccio tutto con acrilici e acquerelli, un po' meno con i gel color perché non ne ho tanti, o con i semipermanenti perché non sono molto coprenti quelli che ho io da fare il decoro, dico, intendo. Però adesso vi vado poi a far vedere in un altro video. Comunque vi apparirà all'interno anche di qua per andarlo a guardare subito dopo questo, se vi interessa. E vi faccio vedere i vari pennelli che ho acquistato appunto per fare nail art. Intanto io queste cose ve le posso consigliare perché i prezzi sono buoni, c'è tanta roba. Qua dicevo ce ne sono 2,40, ma 2,40 di questi e 2,40 di questi, quindi non sono solo 240, sono 480, quindi voglio dire ce n'è tantissimi. Questi ce ne sono un sacco, questi vanno benissimo perché 5 dita abbiamo, quindi se uno su una mano, e ovviamente se uno deve fare delle prove con un disegno continuativo, qua li ha tutti e 10 e vanno più che bene. E la Patafix, come vi ho detto, non compratela su Amazon, andatela a cercare tranquillamente nei Bennett, negli Auchan, nei Conad, dappertutto, li potete trovare in questi posti qua e riuscite a trovarla. Questo al massimo vi posso mettere il link di Amazon dove io poi andrò a comprare gli altri su Amazon, quindi magari quello ve lo lascio. E niente, video breve, saranno un bel po' di video brevi così, giusto per farvi vedere i vari materiali e pollicione all'insù se vi può essere interessato, se vi può essere utile, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video.